Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché apriremo insieme le uova di Pasqua. Infatti qualcuno già le intravedete, io sono sommersa. Ne abbiamo due della Kinder, quelle super gigante e gran sorpresa, che hanno tantissimo cioccolato, non riuscirò mai a trovare i grammi. 320 grammi, 320 grammi. Me l'hanno regalato uno alla mia mamma e uno al mio papà, perché sanno che è il mio uovo preferito. E poi ho anche, per cambiare, due uova super enormi della Lidl da 400 grammi, questi qua, sorpresa, uno da maschietto e una femminuccia. Queste costano sui 4 euro, le altre non lo so perché sono stato un regalo, ma i prezzi della Kinder, bene o male, lo sappiamo tutti quali sono, che non sono quelli economici della Lidl. Quindi iniziamo subito, che sono subite. Mi sono armata di forbici perché siamo tutti in inferno per aprirli. Io direi di iniziare da uno della Kinder. Mi raccomando, voi nei commenti fatemi sapere sotto che video, sì, ciao, che video, Alice, buongiorno, che uova avete ricevuto? Allora, andiamo a snodare. Questo è ASMR. Ok, questo si è aperto con facilità. Wow. Eccolo qua. Vedete la cosa che si muove? Il cane che passeggia. L'ovetto. Eccolo qua. Andiamo ad aprirlo. Pronti? Si è aperto perfetto. Il cioccolato della Kinder devo testarlo perché non sia mai che non sia buono. No, ragazzi, il cioccolato Kinder è il più buono del mondo. E so, dovremmo trovare una bella principessa dentro. E voilà! Andiamo a vedere che abbiamo trovato. Non saprò mai i nomi io. Allora, per ora vedo delle gambe, però se noi andiamo nel dépliant dovremmo capire chi è. Ah, davanti c'è scritto che tipo prendono vita perché c'è questo cosino qua che dice che si può andare in un'app. Ebbene, noi abbiamo trovato Rapunzel, penso sia Rapunzel. Ditemi voi, secondo me sì. Ha questi bellissimi capelli, queste cose, non so. E poi c'è lei. Madonna, guardate che inquietante. Senza capelli. Veramente inquietante. Allora, ora glieli monto perché sennò veramente. Comunque, qual è il vostro cioccolato preferito? Perché di gran lunga, ma proprio di gran lunga, io Kinder, ma tutta la vita. Perché ha quella parte di cioccolato bianco, poi ha il cioccolato al latte, cioè è fantastico. Molto, già molto più carina. Non si vede niente, sto provando la ring light, ma voi vedete una luce sparaflesciata. Quindi questo è. Poi, sì, le stavo per mettere il corpo da maschio. Eccolo qua. No, ragazzi, non riuscirò mai a montarla. Beh, direi che ci rivediamo quando l'ho finito, perché sennò qua, ragazzi, ci perdiamo. Io vado a montarlo. Eccomi, ragazzi, voi non sapete quanto ci ho messo e si smonta anche, cioè tu monti una parte e si smonta l'altra, io non lo so. Comunque, con anche la ricarica del cioccolato Kinder ce l'ho fatta. Eccoli qua, Rapunzel è, come si chiama lui? Non so, fatemelo sapere qua sotto. Bello, è stato molto divertente. Vedete? Ecco, già sono staccati i capelli, non stanno perché c'è questa parte qua della gonna che è troppo sporgente, non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so. Andiamo avanti con quelli della Lidl. Spererei un po' che non ci fossero cose da montare. Io direi di aprire quello da maschietto. Perché in teoria non c'è scritto niente, ma dovrebbe essere da maschietto. Andiamo a vedere. Questo è un po' più difficile, meno male che mi sono armata di forbici. Voi l'avete preso quelli della Lidl? Ce n'erano altri tipi? Non so. Comunque anche questo è cioccolato al latte. Madonna, è enorme. Se lo metto di fianco alla mia faccia. Oh no! Oh no, è già rotto! Oh no! Mica sarà caduto? Non lo so. Comunque, non posso fare il mio solito pugno perché è già rotto, è tutto spappolato perché fa caldo. Cos'è, ragazzi? Oh vabbè, un dinosauro con delle palline. Io lo lascerei chiuso, poi magari lo do a mio cugino. Guardate che bello! Questo uno. No, vabbè, no, devo aprirlo per forza. Devo farvi capire che cos'è perché l'ho guardato meglio. Non so, farà un casino, io già me lo sento. Comunque, ha un buco qua. E
qua ci sono delle palline. Vabbè, cioè, apprezzo di più questo che è la Barbie di plasticona da montare. Non so, ditemi voi. Oh, sono dure. Mamma mia. Sono dure qua. Cosa fai, Simba? C'è Simba che guarda sotto il cioccolato, no! Voi cosa farete questa Pasqua, visto che in due persone si può andare a trovare... No, ragazzi. No, adesso ve lo sparo qua. Madonna. No, adoro. Adoro. Ripronti. Adoro. Adoro. Questo lo darò a Simba. Questo lo darò per forza a Simba. Perché è stupendo. Prima di passare al prossimo uovo, direi di fare l'assaggio anche di questo cioccolato un po' tutto spappolato. Beh, allora, è un buon cioccolato al latte, però dopo quello Kinder non regge proprio il confronto. Vabbè, però la sorpresa c'è, ma dove? Comunque lo posso regalare veramente a Simba, è di gomma, di quelli carini. Direi di proseguire con l'altro Kinder, sempre uguale, il tema delle principesse. Questo qua dovrebbe essere facile come l'altro in teoria ad aprire, no? Voi che dite? E voilà! Eccolo qua, questo è rimasto abbastanza intatto, però proprio il caldo, perché vedete che è piegato. Sì, è mollino anche questo. Vediamo che sorpresa se ne troviamo una diversa. No, ragazzi, uovi! Abbiamo trovato la stessa. No, non è la stessa. Sono anche cieca. Questa è la Bella e la Bestia. Eccolo qua. Ok, ci sono altri questi mille pezzi. Lo monto e ve lo faccio vedere. Eccoli qua. Questo è stato molto più facile da montare. Sono anche parecchio più stabili. Eccoli qua. La Bella e la Bestia, che è un bellone. E anche qui trovate il QR da scannerizzare. Per vedere loro che si muovono, fa vedere così che loro poi ballano. Vabbè, carino come idea, cioè per i bambini è molto carino, no? Sì, montarlo per me è buono il cioccolato, cioè il cioccolato è veramente imbattibile. Bene, siamo arrivati all'ultimo uovo, eccolo qua. Vediamo, ho tante aspettative verso questo uovo. Ragazzi, proprio tante, perché il giochino di prima da maschio proprio mi è piaciuto parecchio. Proprio bello. Cioè, anche poi da maschio, unisex proprio. Ecco qua. È enorme, vediamo se stavolta riesco a farvelo vedere vicino alla faccia senza spappolarlo. Ma deve esserci proprio un difetto, perché sono tutti un po' così comunque. Cioè, ci rendiamo conto? Pronti? Ah. No, vabbè, ma sono molto più belli qua. Le sorprese. Cioè, mi sono piaciuti più con le Kinder, non lo so. Lo so che è perché c'è il cartone e tutto, però... Proprio carine, cioè, questo cos'è? Cos'è, ad esempio? Non lo so. Oh, vabbè. No, dove c'è? Ma io muoio. Ragazzi, cioè, non si poteva concludere in modi migliori. Non si poteva veramente concludere in modi migliori. Veramente, ora sono sommersa dal cioccolato qua e facciamo l'assaggio anche in questo. Cioè, non si fa mai. Non so. Non so se sono le mie mani che ho toccato questa plasticozza. Mi sapeva un po' di plastica. Si deve essere questo che ha lasciato un po' di... Sì, perché l'odore non è proprio dei migliori, sa proprio di quella plastica cinese. Però è proprio carina l'idea, cioè, tu dai un bambino, questi due, questo qua con la pallottola qua, che spara, e questo che fa il naso, cioè, un bambino ci passa un pomeriggio. Quelli della Kinder, cioè, li monti 5 minuti, poi il pomeriggio è finito. Invece, questi qua veramente, non so, ad esempio, se sei un maschio e una femmina, si mettono poi a fare le lotte, io così, ragazzi... Adoro, puzzano proprio, puzzano, il cioccolato anche, ha preso un po' di plastica, non lo so ragazzi, però le sorprese sono proprio carine, poi per la cifra che costano hai tantissimo cioccolato, è più che approvato, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, mi raccomando seguitemi anche su Instagram, trovate tutti i link qui sotto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, fatemi sapere qual è il vostro uovo preferito, cosa hai ricevuto, cosa farete a Pasqua, mi raccomando divertitevi ma sempre nel rispetto delle regole, dei decreti. Noi ci vediamo prestissimo, un grande bacio, grazie per aver visto il video, ciao!